Il blocco navale, che come abbiamo sempre detto va coniugato, messo sotto l'egida dell'ONU, e va coniugato sotto un'altra azione che deve essere fatta sotto l'egida dell'ONU, cioè l'istituzione dei campi profughi in zone sulle coste del Nord Africa, non chiaramente nelle coste propriamente libiche, laddove ci sono scenari di guerra, deve essere il deterrente tale per cui, visto che queste persone pagano e pagano. Non potenziali, anzi, organizzazioni di stampo terroristico per fare questo tipo di tratta, se noi blocchiamo questo flusso, se noi diamo una dimostrazione che le persone che partono vengono prese e messe in sicurezza in campi profughi sotto l'egida dell'ONU, chiaramente, il flusso migratorio si interrompe, non è un atto di guerra. Anzi, è un atto assolutamente umanitario perché queste persone vengono Facciamo tornare. prese e vengono spostate in zone, in territori assolutamente messi in sicurezza. C'è la Questo è il domanda, blocco navale che come noi le prende? intendiamo Io ed è la questo, stessa siamo in proposta che era mare, eh? stata fatta Mi perdoni, dalle ONU. una Non è domanda. un atto di guerra, non è un Possiamo atto di farle guerra una e domanda, onorevole? quando prima glielo ripeto per la terza volta, così come adesso vanno con le motovedette e con altri natanti della Capitaneria di Porto piuttosto che della Marina, si prendono, li si traggono in salvo dai barconi, anziché portarli in Italia, li si portano in campi profughi sulle coste del Nord Africa. Ah, ecco. Lì si fanno le identificazioni se queste persone hanno o meno i requisiti per essere dichiarati profughi e quindi avere una protezione internazionale. Perché anche lei, come lei citava i furbetti, ma mi sembra che il furbetto l'abbia fatto anche lei. Perché non dice che su 219.000 arrivi del 2014 solo il 7% hanno avuto il riconoscimento di profughi e tutti gli altri erano clandestini? Perché se si parla di un problema, i numeri bisogna darli reali.